titolo afferma che esistono oggi delle scorrettezze nella relatività generale. Nel tema generale della relatività tratterò della scorrettezza presente nella relatività ristretta. Sarà una mancanza di precisione, perché la relatività ristretta è, in quel ristretta, un puro aggettivo qualificativo della relatività generale. Posso benissimo attribuire ad un'opera la scorrettezza contenuta in una sua parte. Nella relatività generale si calcola tutta l'energia di una massa. Nella relatività generale si calcola tutta l'energia di una massa, ho detto. Avrei fatto errori se avessi detto che si calcola solo questo. Infatti, quanto è distinto nel capitolo precedente della relatività ristretta fa parte di tutto il quadro generale della relatività che esiste in natura. Non ci sono errori. Essa sarebbe, a giudizio di Einstein, la massa di cui si vuole conoscere l'energia moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Essa, tutta l'energia di una massa, sarebbe, a giudizio di Einstein, la massa di cui si vuole conoscere l'energia moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Beh, la formula E uguale mc2 esprime in mc2 non che cosa sia l'energia, ma a cosa essa sia uguale. Dicendo sarebbe, non ho commesso errori, ma ho solo avvalorato la tesi secondo cui tutta l'energia della massa M, espressa in chilogrammi massa, si ha solo quando quella massa di M chili attiva nel numero di M tutta l'energia unitaria ed elettromagnetica contenuta in un chilo. Poiché per Einstein C2 non è questo, il mio sarebbe è un giudizio perfetto. Infatti il piano C2 non è uguale all'unità dell'energia presente in un chilo. Ma moltiplicando questo dato per una velocità lineare che non considera l'energia nel piano di espansione della massa, noi vediamo immediatamente che c'è un errore. Ma moltiplicando questo dato, la massa M, per una velocità lineare che non considera l'energia nel piano di espansione della massa, noi vediamo immediatamente che c'è un errore. Per Einstein la C2 è una velocità in linea della luce, il cui valore è espresso al quadrato della velocità. Indipendentemente da come egli consideri C, il suo quadrato combina le due velocità identiche, la velocità C elettrica e la velocità C magnetica, attive sulla stessa linea e inverse tra loro. Einstein può dire quello che vuole, ma quando ha scritto una formula, la formula dice quello che dice, e dice questo: abbiamo due velocità uguali, la C elettrica e la C magnetica. Ora, al posto della sezione elettromagnetica del flusso, Einstein colloca la massa M, che esplode in due versi opposti, l'elettrico e il magnetico, ma non trasversalmente, e allora c'è un errore. Essa non è tutta. Infatti, non siamo come nelle condizioni della forza, prese nella seconda legge dinamica, laddove la forza era la massa per il quadrato di una velocità chiamato poi accelerazione. Infatti non siamo come nelle condizioni della forza, dette nella seconda legge dinamica, laddove la forza era la massa per il quadrato di una velocità chiamato poi accelerazione. Sembrerebbe un errore. Infatti la formula è F uguale MA, e non F uguale M2, MV2.
V2 sarebbe M2 ogni S2, mentre invece l'accelerazione è M2 S alla meno 2 per ogni M. Ma questo per ogni M la scelta se l'ha dimenticato. Infatti, mentre abbiamo nel secondo un nuovo secondo alla meno 1, abbiamo anche che questo vale per ogni M, dunque anche per ogni metro. Ma esso viene tralasciato, come se il metro di prima fosse lo stesso metro immediatamente spostato. Ma non è così. Lo spazio-tempo è un unico ente. La velocità di un metro al secondo, ogni spazio-tempo, va moltiplicata per m alla meno 1 e s alla meno 1 e diventa 1 m s alla meno 2. Questa è sempre una m al quadrato s alla meno 2 che riguarda ogni metro. Quello che manca oggi è una giusta cultura su quanto è unitario, ossia anche su quanto è un metro. La sua realtà 1 deriva da n su n, spazio n moltiplicato per n alla meno 1, ossia per la sua fase inversa. In due tempi di un secondo ciascuno, il metro è dato sempre dall'area data dal prodotto tra gli opposti, divisa per la fase inversa. Il prodotto tra più 1 e meno 1 è l'area a segno meno 1. Essa, divisa per la fase negativa, ossia quella inversa, meno 1, che è quella magnetica, quella antimateriale o temporale, con meno 1 diviso per meno 1, si ottiene più un metro di nuovo avanzamento. Pertanto m al quadrato secondo alla meno 2, che è il quadrato di due velocità, nel metro di avanzamento incontra la fase inversa di m alla meno 1, che consente di passare ad un successivo metro avanzante. Pertanto noi abbiamo la velocizzazione, metro al quadrato ogni secondo quadrato, della velocità di un metro al secondo ad ogni fase inversa di m, dunque da moltiplicarsi sempre per m alla meno 1, percependo poi il risultato di m alla s meno 2. Intendiamo questa velocizzazione unitaria della velocità unitaria divisa per la fase inversa di m come una accelerazione, ma non lo è. È una velocità che è stata velocizzata. Noi lo chiamiamo accelerata, ma l'accelerazione è una velocizzazione di una velocità. Ora, chi manca in questa cultura dell'unità dello spazio-tempo, sentendomi dire che la massa moltiplicata per il quadrato di una velocità, chiamato poi accelerazione, non assume l'atteggiamento prudente di molti che vogliono capire se vi sono novità, ma scrive il commento brutale: questo sta facendo un casino terribile. Ma io non posso perdere il tempo che perdo ora a spiegare tutti i passaggi che a questo mostro di cultura scientifica non risultano ancora scritti sui libri. Egli crede che io stia forse spiegando le cose che già si conoscono? E allora le conosco male. No, io faccio trovare pepite d'oro tra cose magari anche giudicabili un casino terribile, ma solo da chi ancora non le capisce. Ora io spero che si sia capito. Nello spazio-tempo presente esiste solo un metro ogni secondo. Ciò sembra la velocità di un metro al secondo. Nello spazio-tempo seguente
si aggiunge un altro spazio-tempo, dunque una seconda velocità. Ma mentre il tempo è inteso a senso unico, ogni secondo aggiunto appare come s alla meno 2. Lo spazio, invece, è percorribile da noi nei due versi, cosa impossibile finché siamo vivi nel tempo. Finché siamo vivi nel tempo, dobbiamo solo avanzare nel tempo. Ma è un ciclo anche lo spazio. Esso è come una ruota. Un suo punto A si sposta su quello opposto B, se e solo se anche B nello stesso tempo si sposta in A. Perché la ruota avanzi, A avanza solo se B prima retrocede. Insomma, azione e reazione. Ci vogliono entrambe le fasi per avere la presenza positiva dell'onda, intesa nel suo alto. Passare da un alto dell'onda, simile a più uno, dove l'onda c'è, la materia sopra la linea di equilibrio c'è, ad un successivo alto, ossia un nuovo più uno di presenza unitaria della massa, bisogna che passi il basso che c'è, ossia quella mancanza rispetto alla linea dell'equilibrio, ossia la fase negativa della mancanza di meno 1. Questa fase è oscura perché è l'azione elementare negativa per passare ad un successivo alto positivo. È tanto oscura che sembra assente l'azione m elevato a meno 1, che porta m al quadrato secondo al quadrato ad apparire per reazione solo m per ogni s alla meno 2. La prova è che il prodotto tra gli opposti, e la verità, è data dal teorema di Pitagora. Solo quando si considerano le aree relative alle singole linee, la somma delle componenti ortogonali dei due cateti uguaglia quella delle componenti oblique, l'ipotenusa. Quando si moltiplicano due vettori uguali e contrari, come quello reale più 1 e quello immaginario meno 1, oppure elettrico più 1 e magnetico meno 1, essi bloccano il tempo, perché nel tempo uno avanza da una parte, l'altro avanza dall'altra, combinandosi insieme i due avanzamenti bilaterali nel tempo si appiattiscono e si dispongono nel piano trasversale della sezione, perpendicolare ai due vettori del flusso. Questa è l'interazione normale in atto tra l'azione e l'azione uguale e contraria, poiché esistono entrambe. Ebbene, la velocizzazione elettrica della velocità magnetica uguale e contraria nella realtà elettromagnetica porta proprio al piano in cui il risultato tra più 1 e meno 1 interattivi è meno 1 rispetto al tempo avanzante come più 1 e lo blocca. Il piano elettromagnetico è dato dalla velocizzazione magnetica della velocità elettrica. Nel tempo di un secondo sono solo velocità. Io avrei dovuto precisare tutto ciò, ma non l'ho fatto, confidando nell'acume personale del mio interlocutore. Ma quando mi trovo di fronte questo, e mi riferisco a mala tempora currunt, che difetta di acume, per cui tutto ciò è solo giudicato casino terribile, io allora gli ho risposto educatamente su YouTube: sarà, ma tu non dici in che cosa io faccio casino. E diviso m significa l'energia della massa unitaria. Ma ti pare che C2, che poi è uguale a E diviso m, sia questo? È Einstein che fa casino. È anche vero che E diviso C2 è uguale a m. La stessa m che nella forza è F rispetto all'accelerazione. Allora, E diviso C2 dovrebbe essere
la forza diviso l'accelerazione, ma non lo è per via del casino che fa Einstein. Ma sii gentile, spiega dove è il mio casino. Aiutami se mi occorre, altrimenti mala tempora currunt. Sei tu i mala tempora currunt in cui si sparano sentenze. Io qui ho corretto un errore che avevo fatto rispondendo a lui, perché avevo scritto a lui, come avete visto, che nella forza è F diviso M. No, poiché qui la M è quella in causa, la M è uguale a F diviso A. Certo, qui c'era un errore che lui poteva rilevare e non l'ha rilevato. Lo rilevo io adesso che rileggo con un po' più di attenzione, perché al momento, quando ho risposto, ero un po' e andavo anche di fretta. Ecco, ma la tempora currunt è stato gentile e mi ha risposto. Non ho intenzione di cadere nel trabocchetto. È evidente che tu stai cercando, magari non in malafede, di muoverti su un terreno che non è il tuo. E qualsiasi mio tentativo di instaurare una conversazione costruttiva è destinato a fallire. Conosco quelli come te. Dunque, badate bene, se interloquisce con me, cadrebbe nel trabocchetto. Ma chi l'ha buttato l'amo di un questo fa un casino terribile? E ora cadrebbe lui nel trabocchetto. Se dialoga con me, che semplicemente gli ho chiesto una ragione di questa cosa assurda che ha scritto, questo qui fa un casino terribile, cadrebbe nel trabocchetto di parlare con me dopo che ha buttato la pietra e vuol nascondere la mano? Poi ha proseguito scrivendo: tuttavia, giusto per gradire, ecco alcune minchiate. Anche qui è molto gentile descrivendole come minchiate. Poi vediamo dov'è la minchia. Ecco. Primo, la definizione di energia a riposo, uguale a MC2, appare ben prima della relatività generale, 10 anni prima circa. 2, velocità lineare che non considera, non significa nulla, è un non sequitur. 3, confondi forza ed energia. 4. Il quadrato della velocità e l'accelerazione sono cose ben diverse. 5. E questi sono solo i primi 90 secondi circa del video, poi penso che peggiori. Bene, vediamole ad una, considerando che finora abbiamo ascoltato le cose dette in 72 secondi, poco meno dei 90 di qui sopra. Primo appunto, la definizione di energia a riposo appare ben prima della relatività generale, 10 anni prima circa. Io non ho mai detto che la generale sia precedente. Essa è conclusiva e, essendo generale, contiene come sua verità ristretta quella affermata prima. E con questo io voglio far capire l'inesattezza di Einstein e non fare un trattato storico su che cosa ha detto lui. La relatività ristretta fa parte della relatività generale e, per me, quello che è ristretto sta in quello che è generale. Secondo appunto, velocità lineare che non considera, non significa nulla, è un non sequitur. Come? Non significa nulla? Significa avere astratto, sto parlando di Einstein, astratto una pura componente del volume del flusso elettromagnetico nel verso elettrico e di averne fatto una cosa a sé stante. Errore pauroso in un simile genio. Non ha capito il buon Einstein che la ragione dell'invarianza della velocità della luce sta nella velocità magnetica del nostro soggettivo avanzare nel tempo. Noi agiamo nel verso magnetico, centripeto, e vediamo la luce, di conseguenza, uscire da quel punto luce, per azione uguale e contraria. Ora,
Poiché non si può accelerare il nostro esistere nella sua costante velocità, che si aggiunge ad ogni secondo e appare come accelerazione nel secondo successivo, non si può accelerare la velocità uguale e contraria alla nostra. Un lampione lancia luce e una macchina che viene verso di noi con i suoi fari accesi lanciano luce verso di noi. Noi riceviamo la luce alla stessa nostra velocità, quella però uguale e contraria, che ci appare come luce, ma quella lanciata dalla macchina è realmente più veloce. Infatti la macchina in velocità arriva da noi, il lampione non arriva. Significa che l'accoppiata della macchina che viene verso di noi con la luce usa lo standard della velocità del nostro esistere per spostare realmente la macchina e da un punto lontano portarla al punto che non è più distante spazio-tempo da noi. Questa cosa il lampione non la fa, seguita a rimanere lontano. La C è quella velocità che scagliona nel tempo quanto è a noi presente. Quello che è distante nello spazio-tempo, in questo nostro tempo presente, appare arretrato nel tempo del presente altrui, a seconda della C, ossia di quanto spazio c'è e attraverso la C si colloca nel nostro tempo presente, il nostro, Non possiamo accelerare la visione del tempo, ma possiamo andare a conoscere il passato, che oggi ci appare, in quanto è lontano nello spazio-tempo della nostra presenza, a seconda della velocità 3 a 1 tra lo spazio a 3 dimensioni e il tempo a 1 dimensione. È un'apparente velocità, perché si tratta del volume che esiste, il volume unitario di un metro cubo che esiste, con i tre lati generatori, ogni tempo pari al lato. Terzo appunto, confondi forza ed energia. Chiedo a voi, quando l'avrei fatto? Io ho detto chiaro, infatti non siamo come nelle condizioni della forza, rimproverando io a Einstein di confonderle. Perché? Certo, perché se Einstein immagina che l'energia della massa stia che vada avanti e indietro e si comporti come una forza che si muove lateralmente, in linea, lui non ha capito che il movimento di una massa starebbe nell'esplosione della massa e non solo nel fatto che vada alla velocità elettrica in un verso e alla velocità magnetica nell'altra. Quando lui trascura il piano frontale, immagina una massa che rimane lì, ammassata, e che si velocizza solo in due versi. E è lui che fa una confusione tra la forza e l'energia, perché ha perso di vista proprio la cosa fondamentale, che l'energia esiste in tre dimensioni e non solo in una linea in cui agisce la C elettrica e la C magnetica sulla stessa linea. Esistono anche le altre due linee. Bene, vediamo il quarto punto. Il quadrato della velocità e l'accelerazione sono cose ben diverse. L'ho spiegato chiaro, ma lo ripeto. L'accelerazione è una velocizzazione di una velocità. Usiamo il termine accelerazione, ma l'accelerazione è una velocizzazione di una velocità. Dunque, la velocizzazione di una velocità è m al quadrato per c alla meno 2. Ma accade per ogni fase inversa di m, perché noi non passiamo dal metro in positivo al metro in negativo, passiamo dal metro in positivo al metro in positivo che viene dopo avere scavalcato la fase antimateriale del basso dell'onda. Ma è solo per l'attuale ignoranza di questi temi da parte della scienza, assolutamente lacunosa per tutto quanto riguarda l'unità, che si intende
che l'accelerazione non sia la velocizzazione di una velocità, perché guardano il risultato che io ho evidenziato in blu di mc2 per ogni fase inversa di m, ossia diviso m, che essendo diviso m abbassa l'm2 a m. Punto 5. E questi sono solo i primi 90 secondi circa del video, poi penso che peggiori. Dunque, mana tempora currunt, ha solo messo i carri davanti ai buoi. Quando si vuole capire e non star lì con il fucile spianato a respingere ogni cosa che non è stata prima capita da altri e poi spiegata sui libri, dopo un'eterna lotta contro i vari aristotelici che affermavano ipse dixit Aristotele e stroncavano ogni novità, si ha la pazienza di astenersi da prematuri giudizi. Si può essere certi che le cose credute vere oggi sono destinate a essere innovate puntualmente. Dunque la prima cosa che occorre avere quando si ascoltano novità è l'atteggiamento della speranza. Sì, parlo proprio di speranza. Bisogna leggere con speranza. Per quale motivo? Può darsi che tra tante minchiate, così ha chiamato le mie malatempora currunt, ci sia una e una sola nuova verità. Cosa fa un cercatore d'oro setacciando un fiume intero? Pretende che sia tutto oro e butta via la pagliuzza rara trovata qua e là? Ecco allora l'intelligenza che deve essere attivata da chi ascolta. Capire se almeno una cosa nuova ci sia e sia detta, e non buttare via tante cose buone perché ce ne possono essere anche qualcuna sbagliata, perché se ce n'è una sola ma importante cui nessuno ha pensato prima, eccoti un premio Nobel. Basta solo una grande novità nel corso di tutto la sperimentazione di uno scienziato, e quindi il suo contributo una volta sola, eccoti, anche se ha combinato tonnellate e tonnellate di minchiate, ma scopre una cosa sola buona, eccogli che porta avanti la scienza, anche se per una grande quantità del suo tempo è stato un coglione. Io, cercate di capirmi bene, non sto facendo qui l'esame di fisica per dimostrare che la so. Non sto rimasticando le cose conosciute da tutti, tanto che quando appare una che non è quella scritta sui libri, dici: ma che minchiate stai dicendo? Io sto mettendo in luce errori altrui e qui, in questo video, gli eventuali miei o le assolute novità, degne di un Nobel. Sì, senza farsi scrupoli, degne di un Nobel. Nel secondo principio della dinamica ciò era coerente, perché la massa era considerata ferma nella sua espansione trasversale ed esercitata tutta sola in un verso. Ma invece l'energia, che considera anche la velocità della luce, ma non la quantità di energia presente nella fronte, e che sembra uguagliare la forza all'energia, ha un grosso tasso di errore. Nel secondo principio della dinamica ciò era coerente, perché la massa era considerata ferma nella sua espansione trasversale ed esercitata tutta sola in un verso. Ma invece l'energia, che considera anche la velocità della luce, ma non la quantità di energia presente nel fronte, e che sembra uguagliare la forza all'energia, ho scritto sembra, ha un grosso tasso di errore. La differenza è lampante. Una massa trasla, e se è elettromagnetica, trasla
e va a destra e simultaneamente a sinistra. Ma se la massa scatena tutta la sua energia, allora essa esplode, non tralla su una linea solo. Se invece essa non esplode, ma mostra anche tutta la sua energia cinetica, sia quella elettrica sia quella magnetica, e trascura quella in essere nella sua stessa massa, allora la sola energia cinetica non è quella totale della massa. Sembra uguagliare la massa se essa ha solo cinesi e se la massa si conserva, non essendo valutata nella sua energia esplosiva o in quella che blocca l'esplosione nell'ammassamento corporeo unitario. Infatti, tutta l'energia elettromagnetica non appartiene solo al flusso elettrico, ma anche al piano elettromagnetico. Essendo compresa anche nel piano elettromagnetico, che è espanso più di uno, l'espansione totale del volume non si attua più su una sola linea, quella del flusso reale. Infatti tutta l'energia elettromagnetica non appartiene solo al flusso elettrico, ma è anche nel piano elettromagnetico, essendo compresa anche nel piano elettromagnetico, che è espanso più di uno, l'espansione totale del volume non si attua su una sola linea, quella del flusso reale. Beh, bisogna capire che in natura devono bastare i numeri. Non abbiamo in natura un fisico che ci dice questa è la dimensione del tempo, questa è la dimensione dello spazio. Spazio e tempo devono essere scritti nei rispettivi numeri. Lo spazio unitario è un metro quadrato. Il tempo unitario è una frazione decimale del metro quadrato. Perché? E perché laddove l'unità è data da n che moltiplica il valore ennesimo, e il valore ennesimo dell'unità è sempre un decimale, noi per esprimere un'unità in tutte e due le fasi dobbiamo esprimere una quantità intera multipla dell'uno, e questo è lo spazio, e una quantità decimale che è la ragione per cui questo numero non appare come 1 ma come un valore diverso da 1 grazie al valore dei vincoli decimali. Il tempo, lo spazio-tempo, nello spazio assume un valore diverso da 1, ma deve essere 1. Allora, dove il valore unitario è di 1,00069228 metri quadrati, che cos'è sto numero? È il numero che si ottiene partendo dai 300 milioni di metri cubi che esistono al secondo e si dividono per lo spazio percorso dalla luce. Poiché un volume diviso uno spazio lineare determina un'area, il risultato è 1,00069228, è un metro quadrato. Non c'è dubbi, si parte da metri cubi, diviso metri, vengono fuori metri quadrati. Ma questo è spazio-tempo. Uno è lo spazio. Quel numero decimale è il tempo. Ed è dato, e questo basterebbe per avere un Nobel, basterebbe solo quello che sto per dirvi, è dato dai vincoli reali che noi abbiamo elevati a meno uno. I vincoli sono proprio quel numero lì, e ve lo dimostro, perché quali sono i nostri vincoli che noi abbiamo? Che la massa, affidata al decimo lineare dello spazio, è 1000, che lo spazio-tempo ha 4 dimensioni, di cui 3 sono spaziali, cioè maggiori di 1, e appare in quei 444 lì, e una è tempo e appare in quel 4 a livello della cifra decimale. Poi abbiamo la massa,
ma espressa nell'energia della massa. La massa la si legge al millesimo e lì abbiamo 90 millesimi. 90 millesimi è l'energia del ciclo 10 nel 100. Poi abbiamo il 55, di cui 1 è a dimensione 10 alla meno 4, ossia a dimensione reale, ed è la componente elettrica alla dimensione reale. Poi viene la componente magnetica alla dimensione esatta sua, 10 alla meno 5. E poi abbiamo 13.100. Sono 5 cifre che, riferite all'unità dell'atomo, sono la metà vista dalla parte dell'atomo. Sono 10.000 unità atomiche. E cosa sono 10.000 unità atomiche? 10 alla 4, quindi è la realtà atomica, 10.000. Poi c'è un 3.000. Che cos'è? La massa è 1.000, cioè 10 al cubo. Però la massa si esprime nelle tre linee X, Y e Z simultaneamente, quindi è 3.000. Il vincolo relativo alla dimensione assoluta della sezione è dato da 10 ciclo atomico al quadrato ed è 100. Come vedete, non ci sono altri valori dentro lì, perché noi non abbiamo definito altri valori. Questi sono i vincoli fondamentali che esistono. Elevarli a potenza meno 1 significa dividere 1 per questo numero. Quando il risultato che viene è esatto, 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 senza nessuna discrepanza, ed è uguale a 0,00069822855, è dimostrato matematicamente che il tempo che noi abbiamo nella natura è dato da tutti i vincoli geometrici che noi abbiamo prefissato. Essi si pongono nel loro totale come un valore che porta alla quantità giusta del tempo relativo ai vincoli. E quindi il tempo relativo ai vincoli è dimostrato che è un valore decimale del metro quadrato, si aggiunge al metro quadrato. E quando noi abbiamo l'unità della sezione, inevitabilmente l'unità della sezione reale è maggiore di 1. È sempre questo valore qui, perché noi abbiamo sempre questi vincoli qui, e sono questa la ragione per cui noi vediamo lentamente e viviamo lentamente il nostro tempo. Perché questi vincoli geometrici, che sono usati dalla nostra comprensione, con lo spazio dilatato nella sezione, consentono che il flusso, che se fosse simultaneo sarebbe 300 milioni, non è 300 milioni, è 299 e rotti, e alla fine di quello c'è una perdita di tempo, una sfasatura ogni secondo, ed è quella sfasatura che porta le stelle che sono lontane a essere viste tanto tempo dopo. Perché chi percepisce tutto questo facendo i calcoli è il nostro cervello. Il nostro cervello parte da questi vincoli dimensionali e, posti alla base di una potenza negativa, ossia facendo 1 diviso i vincoli, viene fuori il tempo, e quel tempo, attraverso il vincolo, allontana nel tempo tutte le cose che nel nostro presente poi appaiono disseminate nel tempo. E una stella ci mostra
il suo aspetto di milioni di anni or sono. Insomma, Einstein non è stato corretto nel riferire la velocità di una massa considerata tutta nella sua linea, se non riferendola a una massa unitaria elettromagnetica espressa tutta in una linea, seppure con la sua accelerazione gravitazionale di caduta. Insomma, Einstein non è stato corretto, dico, nel riferire la velocità di una massa considerata tutta nella sua linea, se non riferendola a una massa unitaria elettromagnetica espressa tutta in una linea, seppure con la sua accelerazione gravitazionale di caduta. Ecco, la parte segnata in giallo, temo che qui mi sarei potuto esprimere di certo meglio. Ma è il pericolo di quando si parla a braccio. Intendevo dire che solo se egli avesse considerato tutta l'energia cinetica di una massa unitaria elettromagnetica, ossia un metro cubo, solo allora quella sarebbe stata tutta l'energia della massa, valutabile come C al quadrato. Infatti, avendo 1000 masse, il cui lato è 10, solo quando il volume si pone come 1 al cubo, solo allora il 1000 si sviluppa unitariamente tutto su una linea. Se il fronte, invece di essere 1 al quadrato, è 2 al quadrato, quindi ha l'area 4, questo 1000 fluisce solo per un quarto, per 250, che non esprime in tal modo tutto il flusso della massa, perché essa si è espansa 4 volte nella sezione, e essendo che si è espansa 4 volte, si è ridotta a un quarto nel flusso percorribile. Nel nostro caso reale, la luce percorre 299.792.452 metri, che non sono tutti e 300 quelli del volume, perché una certa parte dell'espansione è andata a costituire il tempo reale espanso sulla sezione. E spiego che cosa intendevo dire, seppure con la sua accelerazione gravitazionale di caduta. Intendevo dire, seppure con la sua accelerazione gravitazionale di caduta libera nel tempo. Mi spiego. Il nostro libero avanzamento nel tempo è nella perenne accelerazione unitaria decimale derivante dalla divisione di 10 per 9. 10 diviso per 9 porta 1,111 in eterno ed è l'infinita velocizzazione decimale e unitaria sia del tempo, sia della massa, sia di tutto quanto. Essa è uguale al perenne decimo del valore spaziale precedente. Per questo la massa unitaria è data dal decimetro riferito al metro. Per questo ogni possibile unità della fisica è stata fatta giacere sempre in un suo ciclo 10, che dunque esprime in assoluto anche il ciclo della massa. Poiché la massa è unitariamente ammassata, dividendola per 9, la sua completa espansione accade quando, così ammassata per 9, la si moltiplica per 9. Nella E uguale MC2, poiché la massa unitaria è un nono dell'assoluto 10 dato da una massa più 9 energia, la sua espansione unitaria C2 deve essere 9, altrimenti c'è un errore. 10 è uguale a 3 diviso 3 più 3 per 3. Che cos'è questa storia qui? È un'onda complessa composta di due inversi tra loro. Sono inversi tra di loro perché uno è 3 diviso 3, l'altro è 3 moltiplicato 3. Questa onda è ammassata 1 ed è una linea,
ed è espansa a 3x3 ed è un piano. Il piano è rigidamente 9 quando la linea è 1. Non ci sono possibilità che sia diversamente da questo. Solo riferendo la massa al flusso unitario elettromagnetico della massa si poteva contare tutta l'energia di quella massa. Solo riferendo la massa al flusso unitario elettromagnetico della massa si poteva contare tutta l'energia di quella massa. Il flusso unitario elettromagnetico della massa è il flusso di quella contenuta nel campione unitario della massa, che è un decimetro cubo pieno di acqua a 4 gradi centigradi. Massa-peso trasferita alla barretta campione in platino-iridio, ma solo per la difficile reale fissazione e gestione della temperatura riferita a un decimetro cubo di acqua. Poiché è la molecola dell'acqua a fissare la massa peso unitaria, la E uguale a MC2, che pesa la massa in chili, deve rispettare il rapporto E su M che c'è nell'acqua ed è riferita all'idrogeno come al soggetto avente il peso atomico unitario esatto di un peso atomico. Allora, l'energia del legame dei due atomi dell'idrogeno con l'ossigeno, uguagliata al peso atomico della molecola, e qui abbiamo l'uguaglianza tra l'energia e il peso, è pari ai 18 pesi atomici. Energia pari al peso atomico del legame, riferito al soggetto che è quello che nella nostra fisica ha il peso atomico 1, che è l'idrogeno. Tanto che il rapporto tra l'energia e la massa per ogni unità dell'idrogeno è 9 a 1, perché 18 a 2 è 9 a 1. Il che conferma che C2 deve essere esattamente 9 e che l'esatta C deve essere 3. E riferirsi ai 300 milioni di metri cubi di flusso presente ogni secondo. Il che diventa velocità assoluta della presenza unitaria della massa, se è riferito alla sezione atomica 10 al quadrato, che riduce il flusso in linea a 10 alla 8 in ogni metro. Se considerate che un metro cubo esprime la massa per tre linee x, y, z, perché voi la massa è ammassato in tre linee, quelle reali, poi ci sono quelle immaginarie, per cui sono 6 le linee, però noi che avanziamo nel tempo in una linea sola sono 3, sono 3 versi, ciascuno è l'ammassamento in una linea, abbiamo 3 metri cubi ammassati in 1 a 3 dimensioni, unitario è il volume, è V, il lato è dato da V elevato a un terzo, ossia la sua radice cubica, e partendo dal lato un terzo moltiplicato per 3 abbiamo i 3 terzi dell'unità del volume. Abbiamo dunque su una sola linea 3 metri cubi di ammassamento, 3 a 1 in ogni secondo. Abbiamo 3 metri cubi in ogni secondo, che sono poi ammassati tutti e tre in 1, perché hanno un ammassamento 3 a 1. Se consideriamo questa pura presenza, messa in relazione all'area unitaria di un metro quadrato, ecco che diventa una velocità, perché il metro quadrato, per far scorrere tutto il flusso che è presente, deve percorrere 3 metri ogni secondo. Ecco come la presenza della velocità assoluta della presenza, la C, diventa velocità quando è riferita solo a un parametro del volume, alla sezione. Allora la sezione si muove in velocità. Ora, se riduciamo il lato di un metro alla sua dimensione unitaria reale, che è quella di
metri 10 alla 4 unitaria. Però 10 alla 4 per renderla unitario bisogna riferirlo a 10 alla meno 4. Quindi i metri 10 alla 4 reali per essere unitari vanno riferiti al decimillimetro, al metro 10 alla meno 4, e la sua area diventa 10 alla meno 4 moltiplicato per 10 alla meno 4 e diventa metri quadrati 10 alla meno 8. Ebbene, se portiamo il lato di un metro della sezione a quello che unifica la realtà spazio-temporale di metri 10 alla 4, la sezione di un metro quadrato, che fluiva veloce di 3 metri al secondo, è stata ridotta 10 alla 8 volte. Poiché la presenza di flusso in un secondo deve essere sempre di 3 metri cubi ammassati 3 a 1, la sezione ridotta 10 alla 8 volte deve velocizzarsi 10 alla 8 volte affinché il flusso passi tutto intero sempre in quel solito secondo della presenza. Questo espresso sulle tre linee simultanee x, y, z porta a 3 per 10 alla 8 metri al secondo senza alcun dubbio. Ebbene, dove sono gli errori? Io non ne trovo nemmeno uno. Caro mala tempora currunt o chi per lui, se ne trovate voi, abbiate la vera cortesia di segnalarmeli, perché io non ne vedo alcuno. Invece vedo meriti grandiosi. Io vedo oro, 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 e non sabbia, e non minchiate. Io vedo oro, vedo delle novità assolute che non sono ancora scritte sui libri. E se mi chiedete quale? Avere razionalizzato la formula di Einstein è uguale a mc2, poiché deve essere che è diviso m deve essere uguale a 9, 9 volte la massa. Certo, alla dimensione 10 alla 16 riferita alla velocità della luce. Questo è vero nella molecola dell'acqua ed è vero in un metro, in cui un decimetro cubo, se è presente in un metro e cade, cade per 9 decimetri. Dunque è giusto un decimetro cubo di acqua, perché un decimetro si incarica di rappresentare la massa all'interno del suo ciclo assoluto 10. Se 1 è la massa di 3 terzi occupata in un decimetro, 9 è la massa trasversale, 3 per 3. La somma 3 diviso 3 più 3 per 3 è la rappresentazione dissociata del 3. Il 3 si presenta insieme, diviso per 3 e moltiplicato per 3, e resta inalterato, perché se io il 3 lo divido per 3 e lo moltiplico per 3 è uguale. Ma questi due opposti io poi li vedo in sequenza, che si somma il basso all'alto che c'è prima, li vedo come un'onda e diventano linea di flusso e sezione unitaria 9. Se io so che una massa è di 53 kg e voglio conoscere la sua energia, devo moltiplicarla per l'energia unitaria di un chilo. È semplice, elementare, più chiaro di così. Ho la massa in 53 kg, voglio sapere qual è la sua energia, devo moltiplicarla per l'energia contenuta in un chilo. E l'energia contenuta in un chilo è, abbiamo visto, 9 a 1, perché è affidata a quella della molecola dell'acqua. Ma la tempora currunt, dov'è il casino? L'ha fatto Einstein. Energia diviso massa è l'energia della massa unitaria. Proviamo con energia uguale 100 e la massa uguale 2. Il rapporto è 100 a 2 è uguale a 51, che è l'energia della massa 1, ossia
indica quanta energia c'è in ogni una massa, poiché una massa per noi è il chilo, è l'energia di un chilo, l'energia atomica di un chilo, non quella dinamica. E chi non fa un saltone di gioia per tanta giusta novità che io sto indicando, a questo punto è solo uno che si attacca sugli specchi per difendere Einstein, il quale tuttavia non si è sbagliato, non si è sbagliato per nulla. Infatti una massa che non esploda ma avanzi nei due versi di una sola componente, esplodendo, diciamo così, solo in linea nella velocità magnetica in un verso e quella elettrica che va nel verso opposto, mostra tutta l'energia cinetica di quella massa, ma non tutta l'energia contenuta in quella massa, giacché è trascurata poiché quella massa si conserva e non esplode. Ma la sua formula, non dando il quadrato della velocità del volume unitario elettromagnetico, ma della luce, non dà l'espansione della sezione elettromagnetica. E questo è il suo errore. Mi dispiace veramente che per correggere una sua imperfezione io debba criticarlo. Prima di essere creduto il genio che fu, Einstein dovette fare la stessa gavetta che faccio io ora, per migliorare lui, e la devo fare, e unificare la fisica, perché con il suo contributo, senza volerlo, egli ha aggiunto una nuova unità, quella della velocità della luce, quella che invece di 300 milioni la pone come 299 rotti. Questa è un'unità aggiunta che impedisce in tutti i modi di fare i calcoli, perché essendo una unità si presenta al quadrato, al cubo, e se fosse veramente unitaria funzionerebbe, ma se c'è un errore nell'unità non si può combinare nulla, perché al quadrato c'è un errore, al cubo ce n'è un altro e così via. La virtù dell'unità è che al quadrato, al cubo, elevata a n, è sempre 1, e divisa per 1 è sempre 1, è un valore assoluto il valore 1. La mia unificazione non è quella che è scritta sui libri della fisica, no, è quella che porta all'unità di tutte le unità che oggi non hanno un numero unitario. Per esempio, l'elettrone oggi è 9,109389754 alla dimensione dei 10 alla meno 31 kg. Ditemi un po', vi sembra che questo sia un numero unitario? Può essere, può appartenere a una unità? Se è preso tutto come massa, se è preso tutto come massa, con la mia unificazione diventa 9. Perché? Perché una volta che si capisce che la parte decimale è quanto rende diverso da 1 quella unità e diventa 9, allora si capisce che 9 è solo 9, è la parte materiale, perché quel valore decimale è l'antimateria, è il valore che si può attribuire al positrone. Dopo la mia unificazione, per dare solo dei numeri, l'unità della massa diventa alla sua dimensione solo 16, quella di Faraday alla sua dimensione diventa 96, quella di Planck 66, il numero di Avogadro si semplifica a 6, perché è corretta un'altra grossa minchiata che c'è oggi. L'unità che oggi manca in tutte le unità, quasi tutte, non
manca per esempio in quelle che sono delle percentuali, come la candela, perché l'errore si corregge automaticamente nel valore percentuale. L'unità è data dal prodotto tra gli inversi n e n elevato a meno 1. Una unità, che è veramente un'unità, assume il numero n solo quando è contato in ennesimi, e questi ennesimi sono decimi dell'unità di n. Quindi noi non possiamo aggiungere i decimali in una massa unitaria, perché in sostanza ci aggiungiamo anche la parte inversa, che è quella che consente la differenza da 1 del valore relativo a una unità, perché una unità dovrebbe valere 1. Nei 9,109 quanti dell'elettrone in chili, oggi una particella è data da n diviso n, ossia da materia per antimateria. Ma se con l'antimateria, che si esprime con l'ennesimo, con il valore decimale, essa risulta 9 nel quantitativo di materia e non 1, la ragione sta solo che questo valore decimale, 0, quel che è il valore inverso ad 1 ed è dato dai vincoli geometrici. Considerarli insieme è la stessa cosa, badate bene, che volendo conoscere l'alto dell'onda, ossia la materia che esiste al di sopra della linea di equilibrio, solo quello, si aggiunge all'altro anche il basso. Visto che in un'onda c'è anche il basso, si vuole essere più precisi, e allora si aggiunge all'alto, che si vuole sapere solo l'alto, anche il basso che non è alto. Insomma, la ragione dell'alto è il basso. La ragione dei numeri interi sono la parte decimale del numero. Questa è una colossale minchiata che c'è oggi. Insomma, io sostengo che l'accelerazione c al quadrato unitaria elettromagnetica della massa unitaria del volume elettromagnetico moltiplicata per le m volte di una qualunque massa m ne computa tutta l'energia. Insomma, è uguale a c grande al quadrato m, e non come affermò Einstein. Infatti lo possiamo verificare da un conteggio. Alla dimensione unitaria atomica, l'unità del tempo è 10 alla meno 10 secondi. Alla nostra dimensione, il volume unitario elettromagnetico è un decimetro cubo. Esso fluisce per 10 in un metro e simultaneamente per 3 nelle tre dimensioni spaziali x, y, z. Pertanto, 3 volte 10 decimetri cubi ogni secondo alla 10 elevato alla meno 10, ossia 30 moltiplicato 10 elevato a 10 decimetri cubi ogni secondo, sono esattamente il volume di 300 milioni di metri cubi al secondo, come una massa unitaria che si sposta nel tempo di un secondo. Pertanto il volume unitario elettromagnetico C grande che fluisce in linea elettrica in un secondo è di 300 milioni di metri cubi. Esso corre solo alla velocità C di 299.792.458 metri al secondo, come da conteggio nel vuoto, a causa del fronte reale maggiore di un metro quadrato, che contiene non solo spazio dell'unità, ma anche tempo dell'unità posta in un metro quadrato. È solo la massa unitaria C grande al quadrato, quella che, moltiplicata alla massa m reale da contare, ne conta unitariamente tutti.
forza quanta la possibile energia, perché la computa in base all'energia unitaria della massa di spinta.